Ciao accolito, dimmi. Qualcuno che si stava occupando di una questione particolare per la madre. Vorremmo che andassi a controllare e aiutassi se necessario. Ovviamente. Sì, per favore. La madre vorrebbe davvero che quel luogo portasse a termine il suo impianto. Okay, che novità? Il suo nome è Attila. È un etnologo che lavora presso la residenza della madre. Quella grande casa in cima alla rupe. Va bene, il vecchio e il mare. È una missione primaria? Sì, è una missione primaria, addirittura. Andiamo allora. Io stavo andando da tutt'altra parte. Volevo raggiungere questa zona qua per cercare gli indizi. Vabbè, magari ci mette poco, dai. D'altronde, un'altra missione di ricerca non era anche a cercare un faro? Trova l'ingresso della villa, sotto il faro. E dove si trova il faro? Qua, perfetto. Possiamo fare tutte e due le cose, forse. È esattamente come avevo detto. Avevo detto, o no, che in questa zona sicuramente qualcosa l'avevano nascosta. Bisogna solo trovarla. Secondo me, dobbiamo buttarci in acqua. Eccolo! Il tesoro, speriamo di non morire soffocati. Dai che ce l'abbiamo. Vai, 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 vai. Fatto, perfetto. Aprilo. Apri sto scrigno. Bello! Fatto pure i fuochi d'artificio. Non ho visto come si chiamava l'arma però. Il Ranger. Ah, è blu però. Però mi sembra che faccia abbastanza danno, giusto? 1018 contro 496. Mica cacchi, insomma. Eccoci già alla villa. L'ho fatta semplice semplice. Sono uscito e sono rientrato. E dove c'era il punto della missione già mi ha portato. Bisogna usare anche il cervellino a volte. Fa vedere dov'è questa invece. Un po' più in alto. Va bene, ci andiamo dopo. Trova l'ingresso della casa. Beh, magicamente siamo già alla villa, quindi. Ah, ma prosegue. Questo vuol dire che posso, in teoria, esatto, entrare anche da qualche altra parte, forse. Ma guarda un po'. Tra l'altro sta per fare notte. In inglese fare night. È meglio se ci sbrighiamo. Trova Attila nella villa, che è di sopra. Ecco fatto. Ehi là. Shh, zitto. Devo ascoltare la musica. Che questo tizio sia colui che ha disegnato le maschere, forse. Ehi là. Tutto a posto. Un'altra nota. Un fazzoletto sporco di sangue. Insomma, niente di positivo. Sei venuto per uccidermi? Bene, procedi pure. No, no, non sono venuto ad ucciderti, tranquillo. Sei venuto per uccidermi? Bene, procedi pure. Mi chiamo Kyle Crane. La madre è in pensiero per lei, Attila. Mi ha mandato per vedere se è tutto a posto e se sta bene. Bene, non sto di certo. Puoi dirle che non ci sarà nessun libro. Mi trovo a un punto morto. Sono solo un vecchio con un piede nella fossa, mica Indiana Jones. Sta morendo. Ma ha chiesto aiuto alla madre. Temo che non abbia nessuna cura per il campo. Ah beh. I miei giorni da ricercatore sul campo sono finiti. Il problema è, e citerò Amleto, che siamo nella merda fino al collo. Vieni, siediti. Bevi qualcosa con me, Crane. Grazie, Attila. Il problema è che non può più uscire. Beh, posso andare io a prenderle ciò che le serve. Ignoro l'argomento della sua ricerca, ma la madre la vuole. Hai detto che mi porterai tutto ciò che mi serve? Certo, mi scriva una lista. Ovviamente. Sarebbe bello poter riavere la corrente elettrica. Questo incarico richiederà lunghe nottate di lavoro. Beh, mi occuperò io della corrente, ma dovrà prendersi il caffè da solo. Da. Si è pure fatto una risata sto vecchio. Ah, no, me l'hai offerto, l'hai lanciato via perché smetti di bere, eh? Ripara i cavi. Il dio del sole. Fantastico, è notte. Potrei fare la cosa più intelligente al momento. Uso il teletrasporto. La 6 colpi arrugginita fa 370. Capiamoci, ed è arancione. Questa qui, 1000. 95 di precisione, 20 di cadenza. 30 di cadenza questa, 95 di precisione. Insomma, un po' più lenta, ma è un bel cannone. Dunque, dormiamo. Ecco fatto. Non avevo problemi a farmi la missione di notte, ma se mi posso semplificare la vita, perché no? La verità è che in sto gioco la notte non si vede un cazzo. E voi direte grazie, è ovvio. E io vi rispondo, prego. Oh, finalmente. È una bella mattinata. Oh, ma guarda un po' chi c'è. Ah, è il muro invalicabile della morte. Gigantone, ciao.
Ma che bravo! Io non so come faccio a killarli con un colpo solo, ma la cosa mi rallegra soltanto. Proviamo la folata di vento, già che è la prima volta che possiamo provarla realmente. Beh, oddio, ne ha colpiti due o sbaglio? Freccia nel ginocchio. Minchia, poverino, è scivolato e si è spaccato la testa. Dunque, la corrente, eh? Sei tu il filo della corrente? Ah, ma pensa un po', gente morta, che novità. Esamina. Ok, sì, è un uomo morto, Crane. Non c'è da sorprendersi. Ha! Che bello colpirli alle gambe, sti cretini. Ma è ancora più bello lanciargli le armi in faccia. Cretino di merda. Ah, eccolo qua. Perfetto. Ma certo, con un po' di nastro adesivo. Come no? Ok, continuiamo a seguire il cavo e vediamo dove è tagliato. Ad esempio, qui davvero posso raccogliere anche mattoni? Qui è stato tagliato. Ecco fatto. Facile. E ora mettiamo qualche nuovo fusibile. Ecco qua. Ecco qua. E il prossimo invece è proprio dentro la casa. E via. Rifugio sbloccato. Dunque, Attilia. Hai di nuovo la corrente, Attilla. E ora? Possiamo metterci al lavoro. Sto studiando le tracce della profezia sul dio del sole nelle reliquie della cultura locale. Per la madre sembra una questione di vita o di morte. E io non ho il diritto di chiedere spiegazioni. Ovviamente. Quindi... ora abbiamo tre monoliti antichi da esaminare. Dobbiamo cercare degli elementi specifici, quindi dovrai averli davanti e descrivermeli. Ora che è tornata la corrente, possiamo restare in contatto mentre sei là fuori. D'accordo. Ma per favore sbrigati, Crane, non vivrò per sempre. Vabbè, è un po' tragico questa risata, però hai ragione anche tu. Perlustra tutti i luoghi di culto. Dunque, perlustra i luoghi di culto. Uno, due e tre. D'accordo. Uno di questi luoghi non è mica la stessa zona? Eh sì, mi sa tanto di sì. No, non è vero, un po' più in là. D'accordo. Luoghi di culto. Sai qual è un gioco bello dove avevo messo il grappling hook, il rampino? Skyrim. C'era una mod nella versione base di Skyrim, non nella special, non la legendary, non il cazzo di mille altre versioni di Skyrim che hanno tirato fuori. C'era la mod di Mortal Kombat che aggiungeva il grappling hook di Scorpion. Ce n'erano varie versioni. Una che era solamente per il muoversi. Ma levati. Ecco fatto, siamo arrivati nella zona. Ce n'era uno solo che faceva danno. Non tantissimo, però la giusta quantità. Uno che era solo per il movimento, praticamente come questo qua di questo gioco, che ti permetteva di andare dove lanciavi il grappling hook. Uno che invece tirava i nemici a te. E uno era tipo appiccicoso. Ste caverne qua sono bellissime, ma entrarci, dannazione a me, nella vita reale è da claustrofobia. È quella? Facile. Oh, bombe. Ecco fatto. Ah, la 6 colpi. 500 non è neanche chissà quanto buona. Ma quelle bombette lì io posso recuperarle? Diciamo che non è stata una buona idea. Esatto. Questo avrebbe attirato un bel po' di attenzioni. Non desiderate, aggiungo. Bello il parkour sugli scogli e sulle barche. Eccoci arrivati. Dunque, perlustra tutti i luoghi del culto. Eccoci arrivati. Vedo un monolito, Attilla. Descrivilo, per piacere. C'è un disegno, sembra antico. Rappresenta delle formiche che si muovono verso un cerchio. Dentro al cerchio ce n'è una con la testa rossa. No, no, signor Crane. Non si tratta di formiche. Sono i credenti che... Beh, è scemo Crane, eh. Si vede che sono persone. Sì, quello all'interno indossa una maschera rituale speciale, se non erro. Bene, questo è utile. Andiamo avanti. D'accordo, vado al prossimo. Ah, c'è uno scheletro qui. Non ho la certezza che buttarmi di sotto mi salvi, però... mal che vada respawno. Ecco qua.
Ancora? Ma in sto DLC hanno messo praticamente tutti quelli bavosi che non hanno messo in tutto il gioco. Boia, stavo correndo cercando di raggiungere di nuovo il piano alto, ma... ecco fatto. Io non capisco come funzionino i giganti, veramente. Però se muoiono lanciandogli un'arma, Van Crane è il miglior costume di sempre. Kaboom! Ancora, ma veramente fate. E rieccoci alla macchinuzza. Eccoci qua. Eccoci qua. Fermo, fermo, fermo. Che se ci va di culo. Che è stato? Tizio gigante. Ora l'ho visto. Va a due frame. Devo essere intelligente. Non devo avere fretta. Ok, se uno di quei monoliti doveva trovarsi qui, o si è volatilizzato o è stato spinto nell'acqua. Crociato. Wow, tutto qui? Grazie. Sai questo cosa vuol dire? Che dopo mi dovrò fare tutto il percorso per risalire qua. Sei tu il monolite? C'è per caso un cartello là? Andiamo a vedere? Mi ricorda un easter egg che c'era in Borderlands 2. C'era, oltre una zona di lago acido, un'isoletta del genere dove c'era un falò e una spada nel mezzo. Facile capire che riferimento fosse. David, c'è pure un boss, pensa un po'. Adesso vedi che è la boss fight più difficile del gioco. Facciamo la stealth allora, dai. Non si è ancora accorto di noi. Ciao David. Shhh. Ah, tu sei David, io pensavo che era l'altro. David, cadi in acqua per caso? Non è che forse sono tutte e due David? Ah, Davide e Golia. Cazzo. Vabbè, Davide è caduto. Caffè. Esauritore. E aspetta, magari anche l'altro c'aveva qualcosa. Dimmi che è quello, ti prego. Dimmi che è quello il pacchetto. Certo che è lui. Che cos'è? Una cagà. Yes, arma arancione, che bello. Lo sapevo che dovevo andarlo a cercare. Vaffanculo. Ascia da pompiere favolosa. Yes. Abbiamo fatto benissimo. E c'è anche una pittura per la macchina, se riesco a prenderla. Verniciatura zigzag. Eh beh, certo. Esauritore, sai cosa fa? Esaurisce la forza vitale di tutti i tuoi nemici. Ecco cosa fa. Provalo, non ti deluderà mai. Beh, non sembra male, eh. È pur sempre una roba blu, ma sembra buona. Che sfiga, purtroppo, che possiamo farla solo sui martelli. Fosse stata su qualsiasi arma melee, l'avrei messa sul GD Drago. Peccato. Vabbè, torniamo a noi. Abbiamo un monolite da cercare. Anzi, fammi solo vedere una cosa. L'ascia da pompiere, cosa la possiamo fare? Niente di utile, secondo me. Ok, rieccoci in zona missione. Eccolo lì. Oh, era un po' sbiadito il disegno, eh? Vabbè, questo giustamente siamo fuori siamo dentro l'acqua, non può chiamarlo. Attila, ho trovato un monolito. E quindi? È sott'acqua, ma ho potuto vedere i resti di un disegno. C'era una testa, credo. Poteva essere una maschera? Sì, forse. Cavolo. Ottimo lavoro, signor Crane. Mi sa che qua non esco, vero? No, posso, perfetto. Ultima zona, qui. Ci arriviamo? Non lo so. Quello per caso è l'aereo schiantato? Mi sa di sì, sai? Eh sì, è proprio un aereo. Ehi, sei tu, Crane? Non è lui. Perché dovrebbe essere... Ma dai, Fatine Tolga! No, vabbè, l'importante è che state bene. Poi verrò da voi. Comunque ho un ultimo luogo di culto da visitare. Almeno smettono di chiedermi di andare a visitare l'aereo schiantato, dai. Ecco, l'ultimo luogo di culto. E ovviamente c'è uno di quelli che sputa. Vieni qui. Caduto? Sì, caduto. Attila, ho trovato uno dei monoliti. Che cosa vedi? Una pietra gigantesca. Ecco cosa vedo. Anche un vecchio disegno. Un sole in cima a una montagna e la montagna attraversata da uno zigzag. Nient'altro? Uno ha aggiunto Aniram a Jasmine su un lato. Va bene, signor Crane, continuiamo. Non ce ne sono altri, Attila. Meno male. Temo che dovrai arrampicarti.
Dirigiti verso la montagna più alta che trovi, in un posto che si chiama il Tempio del Sole. Evviva! Dov'è il Tempio del Sole? Ah beh, non è neanche troppo lontano. Mi chiedevo già che giro avrei dovuto fare. Attila, ma sono sulla montagna. Beh, non cosa proprio. Vedi? Alla faccia dell'arrampicata. Ti avevo avvertito. Beh, non è propriamente già in cima alla montagna, però. Ecco qua, abbiamo un rampino, usiamolo. Mi ricorda molto la scalata della montagna per i Barba Grigia di Skyrim. Sto DLC mi ricorda tantissimo Skyrim, continuamente. Qui è dove trovavi lo Yeti, il troll delle nevi più che altro. Come dicevo, abbiamo un rampino, usiamolo. Col cazzo che mi faccio i saltelli. Dobbiamo salire fin là sopra. Il rampino è okay, fin troppo magico comunque. C'è un bel panorama. Allora mettiamoci al lavoro, Crane. Perlustra il Tempio del Sole. Insomma, siamo arrivati dai Barba Grigia. C'è una fossa piena di urne e cadaveri. E c'è una maschera rossa. C'è un coltello che sanguina. Su uno dei monoliti c'è il disegno di una spada insanguinata. Nient'altro? Una maschera, forse? Sì, è là. No, devo cercare una maschera? Con la massima attenzione, Crane. È molto importante. Eccola. Attila, ho trovato una buca con dentro... Credo siano offerte. C'è anche una maschera. È rossa? Se è rossa, prendila. Con delicatezza. Guarda, la metto in tasca. Vuoi prendere dell'altro? Qui c'è un sacco di roba. No, credo che basti così. Penso che ora tu possa rientrare, Crane. Meno male, finalmente. Porterà la maschera ad Attila. Già che ci sono, prendo tutta l'erba che trovo. Come farebbe qualche mio ex compagno di classe. Che bella cascata. Ed eccoci tornati dal nostro amicone. Eccomi qua, ho portato la maschera. Ecco la sua maschera, Attila. Non so se potrà essere d'aiuto. La madre è ossessionata da questa profezia. Quando il mondo sarà devastato dalla pestilenza. Quando le tenebre divoreranno la terra. Quando gli uomini si tramuteranno in bestie. Quando l'umanità verrà colpita dalla corruzione del corpo e dell'anima. Uh-huh. Un uomo verrà, il quale mediante il sacrificio supremo accoglierà la misericordia della luce. Sono io l'uomo, sono l'eletto. Si rivelerà attraverso di lui e sempre attraverso di lui parlerà e la sua voce sarà la luce e la salvezza. Ed egli attraverserà i cancelli della morte per portare nuova vita. Su ognuno dei monoliti rimasti, il dio del sole o un sacerdote che tenta di invocarlo indossa una maschera come quella. Quindi credo che tu mi abbia aiutato moltissimo. Benissimo. Serve a dell'altro? Solo tempo e tranquillità. Ora devo mettere tutto per iscritto. Farò Vai, sapere Attila. Agli accoliti che mi hai aiutato. Grazie, Crane. Ti chiamerò quando avrò terminato. Va benissimo. Allora, a domani. Promesso? Va bene, ti aspetterò. Perché ho il dubbio che questo muore domani? Oh, manca pochissimo. Dai.